sicuramente io vi ringrazio per questo invito rivoltomi come Giovanni Bastardo, come fratello Peppino, come figlio di Felicia. Bene, il 7 dicembre di quest'anno è stata ricordata Felicia, mia madre, e abbiamo avuto, cioè ci è stata portata proprio a Cinisi dalla signora Fremontatrice, che ovviamente è qui presente, la direttrice di Galipo, ci è stata portata questa splendida notizia del vestimento di Felicia nel Giardino dei Giusti. Guardate, per noi è stata una grande emozione. Abbiamo vissuto, è stato un momento importante, abbiamo fatto tutto il possibile per essere presenti a questa importante iniziativa. Vi ringraziamo di vero cuore, vi porto il saluto della mia famiglia, di Casa Memoria, di tutti quanti, perché riteniamo che sia una cosa veramente importante. Di fronte a questo, diciamo, quadro desolante che c'è stato, purtroppo abbiamo sentito delle testimonianze molto forti, dove è veramente difficile parlare, perché di solito questi interventi non si riescono a concludere, perché ti viene poi il nodo alla gola, ti scatta l'emozione. Però, vedete, questa è la testimonianza chiara e precisa che purtroppo oggi viviamo in un mondo dove è stata messa in pratica la negazione dei diritti. Cioè, ma è possibile che nessuno Stato al mondo, io non entro nel merito perché già il quadro è stato fatto in maniera chiara e precisa, però mi limito a dire soltanto questo: è mai possibile che nessuno Stato al mondo ha rispettato la famosa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Cioè, nessuno Stato al mondo. Cioè, è mai possibile, dico nessuno, che non è che faccio distinzione, dico, è mai possibile che oggi manca il rispetto della dignità umana? Ma quale leggi? Cioè, si parla di leggi, ma ci sono tante leggi che remano contro, che offendono, che calpestano appunto la dignità dell'uomo. Bene, io mi tocca parlare di altre cose. Scendiamo giù in Sicilia, sempre rimanendo sempre in Italia, e vedete che purtroppo anche lì è venuto fuori un quadro desolante per quanto riguarda un po' la storia di Peppino, per quello che c'è stato dietro, per tutto un po' un'attività e un impegno che noi abbiamo portato avanti, perché noi abbiamo dovuto smontare una terribile montatura che voleva fare passare Peppino per terrorista. Diciamo, mia madre è stata protagonista di questa battaglia, perché non solo quella povera donna è stata colpita da grande dolore per l'uccisione del figlio, ma purtroppo ha dovuto sopportare, cioè ha dovuto cercare in tutti i modi di portare avanti quella battaglia per dare dignità al figlio che lo volevano fare passare per terrorista. E non è che lo volevano fare passare per terrorista delle persone così, insomma, no. Cioè, praticamente la montatura, la tesi dell'attentato terroristico è stata portata avanti dalle istituzioni, dall'organo istituzionale, dai primi investigatori che sono appunto arrivati proprio di fronte a quella situazione. Allora, vedete, e mia madre inizia proprio subito dopo, a metà degli anni 60, dopo che Peppino opera quella grande rottura, perché conosce una famiglia di origine mafiosa, cioè Cesare Mansella che viene ucciso negli anni 60 con l'autobomba che viene fatto saltare in aria, in quegli anni era il capo della cupola, cioè aveva un ruolo importante all'interno, era il capo della cupola mafiosa. Certo, la mafia era molto circoscritta, non è come oggi, cioè era molto circoscritta in quelle zone lì, però aveva un ruolo importante ed era sposato con una sorella di mio padre, cioè pure mio padre era mafioso,
non ha mai avuto un ruolo di primo piano a livello di grandi boss come Gaetano Badalamenti, come Totorrina, Provenzano, però era inserito all'interno dell'organizzazione mafiosa e Peppino rompe lì. E dopo che Peppino opera questa grande rottura, è chiaro che mia madre ha capito tutto. Ha capito che la mafia non era come volevano o tentavano di farcela apparire, un'organizzazione basata sul codice d'onore. Ha capito che la mafia non era affatto niente di positivo. E ha capito pure che Peppino aveva ragione. E ha tentato in tutti i modi di proteggerlo. Ecco, perché vedete, cioè, è chiaro che tutte le magi hanno, parliamo di donne, no? Tutte le magi, le donne hanno quel senso di protezione nei confronti dei propri figli. Guai se non fosse così, ogni tanto succede qualcosa, però sono dei casi. Però vedete, man mano che avvenivano i fatti, cioè Peppino veniva ripudiato dal padre, veniva buttato fuori di casa, dopo le sue suppliche rilanciava, però non era soltanto il suo un senso di protezione, ma sicuramente è venuta fuori una complicità propria, perché cioè, in base a quello che è successo, vi faccio ricordare così, non so se voi avete letto qualcosa di Peppino, sicuramente avete visto il film I 100 passi, io non volevo neanche nominarlo il film, però insomma sappiamo benissimo che il cinema è un mezzo di comunicazione importante che ci aiuta tantissimo. Bene, come nasce questo? Come l'abbiamo capito questo rapporto di complicità? L'abbiamo capito quando mia madre Felicia va a trovare Peppino in quel garage, in quel luogo tutto particolare, con tutti i libri, con tutto quello che aveva attorno, e mia madre gli dice: tu sei secco, non puoi continuare a studiare, a leggere, tu devi leggere. Bene. Ecco, e Peppino gli fa, stavo dicendo recitare, no? Gli fa leggere quella meravigliosa poesia di Pierpaolo Pasolini che ha dedicato alla madre. Ecco il rapporto di complicità che piano piano viene fuori, fino a che questa donna assume una posizione chiara, precisa all'interno della famiglia. Una famiglia chiaramente patriarcale, basata su forme, su una cultura mafiosa vera e propria. E quando muore il marito e muore Peppino, che uccise Peppino, questa donna esplode, cioè esplode totalmente, cioè viene fuori un po' il coraggio, l'intraprendenza, fino al punto che durante la vita funebre, il 9 maggio, cioè la notte del 9 maggio, cioè durante la veglia funebre, questa donna non riconosce il figlio dentro quella bara vuota, di fronte a quella bara vuota. Ieri sera è stata recitata meravigliosamente quella poesia della signora dell'attrice, che praticamente è stata bravissima. Bene, lei non riconosce il figlio, questo non è mio figlio, cioè, me lo hanno fatto a pezzettini. Bene. Il cugino americano, cioè il parente mafioso che doveva organizzare la vendetta, perché vedete, la nostra era una famiglia di origine mafiosa, lo ripeto ancora una volta, e la famiglia in passato all'interno della cupola mafiosa aveva perso tanto prestigio, tantissima credibilità, che bisognava recuperarla con una vendetta. Qui bisognava vendicarlo e le cose si rimettevano. Però chiaramente sappiamo che le vendette non portano vantaggio, portano altro sangue, portano, si scatenano le faide, cioè, sicuramente nessuno sarebbe vivo, a meno di quelli che direttamente facevano parte un po' dell'impegno in quel periodo e in quegli anni. Ecco, invece questa donna ha evitato tutto questo, ha evitato tutto questo, cioè no, ne era voi. Risponde al mafioso americano, al parente nostro americano che doveva vendicare la causa: non era uno di voi e io vendette non evolvo. Ecco, questa donna con questa sua posizione che ha assunto ha consegnato il figlio alla storia del movimento antimafia, e oggi
diventato un patrimonio politico, culturale, di impegno civile, grazie a questa sua coraggiosa scelta che ha fatto proprio il 9 maggio 1978. Ci ha dato tanto coraggio, ci ha spinto ad andare avanti, siamo andati avanti, sicuramente c'è stato anche il contributo di tanti compagni che hanno lottato, che si sono impegnati e hanno fatto delle scelte molto coraggiose, e lei ha pensato Casa Memoria. Diciamo, è stata lei ad avere questa idea, cioè di mettere a disposizione quella casa, a disposizione della società civile, a disposizione del mondo intero, perché lei ricordava sempre che il figlio non era un eroe, doveva essere ricordato, perché quello era un messaggio positivo, ma soprattutto un messaggio educativo per le nuove generazioni. Ecco, la pensava in questo modo quella donna, e io ricordo un episodio, due episodi che secondo me sono importanti. La commissione antimafia, perché vedete, questa donna, lo Stato gli ha sbattuto la porta in faccia. Perché quando questa donna chiedeva giustizia, finalmente in Sicilia, parliamo di 40 anni fa, si rompe il muro dell'omertà, ci sono persone che vogliono parlare, lo Stato, le istituzioni ti chiudono la bocca. No, ti devi rassegnare, tuo figlio era un terrorista, tuo figlio era un militante comunista molto vicino alle Brigate Rosse, perciò non c'è proprio nulla da fare, ti devi rassegnare. Quando questa donna chiedeva giustizia, quando andava dai giudici, perché non è che tutti i giudici sono stati come Falcone, come Borsellino, come Nellici, no. Ci sono stati quei giudici che hanno remato contro, non a caso il depistaggio è avvenuto nel maggio del 78, il depistaggio è avvenuto con la complicità dei giudici e dell'arma dei carabinieri, che hanno assunto quella posizione appunto per portare avanti la tesi del terrorista. Questo ha fatto quella donna. Il ministro Gava, non so se dice qualcosa a questo nome, diceva: signora, non c'è nulla da fare, dobbiamo chiudere tutto. Però questa donna che ha fatto? Questa donna si è aggrappata a quel poco che rimaneva, quel poco che rimaneva nelle istituzioni, si è aggrappata a quel pezzo di Stato, possiamo chiamarlo così, per cercare verità e giustizia. Bene, e piano piano credo che ci sia riuscita, perché poi dopo negli anni si sono fatti i processi, siamo arrivati alla verità dopo 24 anni. Qui noi parliamo dell'Argentina, parliamo dell'India, beh, io sono stato in Kenya, ho visto quello che c'è stato in Kenya, ne abbiamo parlato, però vedete, in Italia succedono queste cose. Cioè siamo un paese civile, possiamo definirlo democratico, possiamo definirlo come vogliamo, però io credo che in un paese civile non si può aspettare un quarto di secolo per avere giustizia. Ecco, allora poi si parla, poi parliamo che della rassegnazione, parliamo dell'indifferenza. È chiaro, perché poi nessuno ci crede più. Nessuno crede più nelle istituzioni, nessuno crede più nello Stato. Ecco qual è stata la verità. La commissione antimafia. Ecco, perché noi parliamo di cose positive, però grazie al nostro impegno, grazie alla sua richiesta martellante, la commissione antimafia elabora una relazione. Una relazione importantissima per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, non esagero se dico questo, dove si mettono in evidenza i depistaggi e si fanno i nomi dei depistatori di allora. Beh, questo lavoro viene raccolto in un documento, in un dossier, e viene consegnato a noi. Io lascio vedere un po', lascio immaginare come è avvenuta questa consegna, perché quando la commissione, era una commissione mista di deputati, di parlamentari e senatori, cioè si presenta a casa mia, io mi ricordo che il presidente era Lumia, poi c'era Corso Spena, poi c'erano tanti altri componenti, politici molto radicati, non c'erano solo loro, avevano paura di entrare in quella casa. Avevano paura. Infatti il presidente mi dice: senti, noi entriamo,
però abbiamo paura di tua madre se ci manda via. Dice, ma io non ho detto che voi dovevate venire. Cioè, io creavo un po', ero un po' cinico in questo senso. Se vi butta via, voi dovete andare via, non dovete discutere se vi butta fuori. Perché voi siete lo Stato in questo momento. E lo Stato ha consegnato a quella povera donna un figlio terrorista, perciò dovete andare via. Una cosa del genere non sarebbe mai avvenuta. Quelle persone entrano, il presidente della commissione consegna la relazione, quella povera donna piegata su se stessa, curva, ormai sofferente negli anni e delusa da tutta una serie di cose, però quella povera donna ancora mi faceva ricordare Maria Teresa di Calcutta, proprio messa così piegata, quella bellezza, proprio, cioè quella donna ha avuto anche la forza di ringraziarmi, di dire grazie, mi avete fatto resuscitare mio figlio. Ecco, per questo io vi volevo un po' descrivere quella donna, certamente non con la sensibilità di una donna, non l'avrebbe fatto meglio forse Felicia, mia moglie, che è stata molto vicina a lei, che ha vissuto assieme a lei, però purtroppo non è stato possibile, sono venuto io e mi scuso anche per questa illusione, perché abbiamo visto che qui c'è praticamente le donne hanno, però io cercherò sensibilmente di concludere nel migliore dei modi. Allora, commissione antimafia, bene, ne abbiamo parlato, cioè è stata una liberazione per tutti noi, è stata una liberazione per tutti noi, finalmente si va avanti. I processi si sono conclusi con la condanna. Un altro particolare importante che secondo me va sottolineato, e io vi ringrazio, questo è uno dei motivi sicuramente perché l'avete fatto entrare appunto nel giardino dei giusti, perché lei ha avuto il coraggio di puntare il dito contro uno dei più potenti criminali del secolo precedente, che si chiamava Gaetano Badalamenti, non era un mafioso così di provincia, di quartiere. Gaetano Badalamenti era un grande mafioso che si prendeva, e lui prendeva in giro i giudici quando lo interrogavano, era sicuro di sé, non aveva problemi di nessun genere, però in quel momento, quando mia madre pronuncia quella frase, sei stato tu ad uccidere mio figlio, e quando la signora, la deputata che è andata via, Milena Santedini, parlava, la forza di prendere il cambiamento, dicevo queste parole che mi hanno impressionato tantissimo, la sconfitta della violenza, l'ha detto pure lei, cioè cose che mi hanno colpito tantissimo per un semplice motivo, perché quella donna quando pronuncia quelle parole li pronuncia in maniera molto semplice, senza rancore, senza odio, senza segnali di vendetta, con molta tranquillità, con molta serenità, una donna in pace con se stessa, sei stata tu ad uccidere tuo figlio. Cioè senza l'isterismo che spesse volte è comprensibile, gli hanno anche le donne, anche gli uomini, quando vengono colpiti da un dolore così forte, viene fuori quell'isterismo, però questa donna niente di tutto questo. E vedete che poi i giudici mi hanno detto che quell'uomo era naturalmente disorientato, quel criminale incallito era disorientato, aveva perso il nome della ragione fino al punto che aveva gli occhi umidi. Allora vedete, io penso che questa è stata la sua forza, non voglio essere presuntuoso e dire è stata la nostra forza, questa è stata la sua forza, perché se noi sconfiggiamo la violenza, se noi rifiutiamo la logica della vendetta personale come ha fatto lei, è chiaro che noi possiamo andare lontani, ma lontani da tutti i punti di vista, quello che è successo da così tardi. Allora, l'ultima cosa, chiudo perché siete stanchi, vi abbiamo sfiancati fino all'ultimo, però domani c'è un'altra giornata molto interessante. L'ultima cosa, in poche parole, lei era la moglie di un mafioso, però nello stesso tempo la madre di un militante della scena sinistra, militante comunista. Oggi qualcuno purtroppo
la parola comunista è diventata un'offesa, e oggi è non si può dire più la parola compagno. Lui era un militante comunista, non aveva imparato, che già aveva una visione chiara, già 40 anni fa. Infatti, se voi ricordate il film, quella scena, quel notorio, è la sintesi un po' di un suo ragionamento, quando gli dicevano: qual è la lotta di classe? Con molto rispetto per la lotta di classe, perché per un militante come Peppino la lotta di classe era la Bibbia. Però lui andava oltre, diceva: qui bisogna insegnare alla gente cos'è il paesaggio prima che abbia conosciuto. Già, e si poneva il problema della bellezza. Allora lei era, ripeto, la maggior di un militante della scena sinistra, si trovava in una situazione difficile, in mezzo a una situazione veramente difficilissima, nella Sicilia degli anni 60. Bene, lei era incisa di una cultura cattolica mediterranea, mia madre era cattolica, Peppino era ateo. Lei ha rispettato, diciamo che non ha lasciato il proprio marito, lo ha rispettato fino alla fine, ha fatto il suo dovere. Se è sbagliato, giusto, poi è stata lei a deciderlo. Però questa donna, quando è stata costretta a fare una scelta, non si è schierata dalla parte della mafia, dalla parte del marito, ma si è schierata dalla parte della giustizia, dalla parte della verità, dalla parte, diciamo, della legalità. Allora, niente, io ho concluso e ancora una volta vi ringrazio di vero cuore, mi scuso con voi se, diciamo, questa mia presenza è stata difficile da gestire, perché purtroppo in questo momento sono carico di impegni, stiamo preparando il 2 maggio, dove vi invitiamo a questa grande manifestazione che più tempo passa, più cresce sempre di più e sta diventando un evento non solo nazionale. Venite a Casa Memoria, Casa Memoria troverete Felicia, c'è il suo ricordo, c'è lei, ci sono le sue frasi che piace, diciamo, dei 100 passi, che è la distanza che separa la nostra abitazione dalla casa del posto Badalamenti, c'è di tutto, siamo presenti, grazie e a domani.